Si spala ancora fango questa mattina nella frazione di Pianello nel comune di Ostra ad Ancona. I vasti campi non riescono più ad assorbire l'acqua che nei giorni scorsi hanno invaso case e strade. Ma le macchine, te la tua è lì? No, La furia del fiume ha portato con sé detriti, auto e oggetti di qualsiasi genere che ora si trovano abbandonati per tutto il tratto fluviale. Nel frattempo si liberano ancora auto rimaste bloccate dalla coltre di fango. La situazione ancora c'è poco è cambiato. Questa mattina mi hanno portato via la macchina, il soccorso stradale che avevo portato qua. Io abito in via San Girolamo qui e dall'alluvione 2014 la nostra esperienza ci aveva detto di mettere la macchina qua giù che l'altra volta non ha toccato l'acqua, invece questa volta ce le ha portate via tutte e due perché è stato molto più forte l'ondata, si può vedere anche tutto intorno. La casa anche nel 2014 sono stata alluvionata lo stesso ma due dita. Questa volta 1,5 metri, quindi dentro nella mia cucina ho buttato via tutto. E noi da qui nel piccolo, cioè da qui abitiamo a 300 metri, il tempo di correre già l'acqua ci veniva incontro e quindi ci siamo salvati andando nei piani alti e poi ci ha sfondato il portone, quindi avevamo proprio il portone aperto con l'acqua che girava a mulinello, potevamo solo stare a guardare e aspettare, nient'altro. Però la paura è stata paura e poi la disperazione, cioè tanto. Solo che una cosa positiva, anche molto positiva, è il fatto che ci sono tante persone che aiutano, è una cosa che ti dà la forza anche di andare avanti, perché sai che arrivano queste persone e tu le accogli anche a casa che non c'è più, però è una cosa molto positiva. Grazie anzi a tutti quelli che sono venuti a casa mia, ma ne alle altre case, aiutare è stata una cosa, è ancora una cosa enorme, insomma. Al momento restano 11 le vittime accertate tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra dei Conti e Rosora. Sono ancora in atto invece le ricerche sul fiume Nevola del piccolo Mattia di 8 anni che risulta ancora disperso dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 settembre a Senigallia. Nelle scorse ore sarebbe stato ritrovato il suo zainetto a circa 8 km di distanza nella zona di Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Gli uomini dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile sono al lavoro anche nelle ricerche della 56enne Brunella Q di Barbara, mentre è stato ritrovato vivo ad Acquaviva Picena dopo circa 30 ore l'uomo di 37 anni, Alessio Palanca. A Pianello di Ostra, il ponte che attraversa il fiume Misa mostra ancora i segni della potenza della corrente. Qui l'acqua, i detriti e tronchi di alberi sono arrivati fin sopra il piano stradale, creando un enorme tappo che ha poi tracimato su tutta la frazione, coinvolgendo fabbricati e abitazioni vicine. Arrabbiati e pieni di dolore, i residenti. Si poteva evitare, perché portare i segni fino a quel livello per arrivare a quel piano, cioè, ti fa capire che c'è stata molta incompetenza delle persone che spesso hanno un titolo di studio, una laurea, ma non capiscono un cazzo, portano soltanto la camicia. Tante persone ho visto questi giorni passare qui davanti, persone di spicco con la camicia. Qua ti devi presentare con gli stivali, non serve la camicia, non serve un titolo di studio, siete ridicoli, vi dovete vergognare, vi dovete dimettere se avete i coglioni, non dovete pensare solo ai soldi. È inutile che adesso, ieri, dopo 2 o 3 giorni che non ci ho avuto né acqua, luce, gas, ieri è ritornata la luce. Ho visto un piccolo TG, poi sono andato a dormire perché già mi vergognavo. Ho visto parlare un sindaco, non faccio nomi. Sentire parlare un sindaco che dice di imprevedibilità ti fa capire la sua grande incompetenza. E siccome anch'io lavoro nel pubblico, questo mi fa capire che cosa? Che tutti coloro che lavorano nel pubblico non devono fare un cazzo. Questo mi state trasmettendo, non lavorare. Quindi siete ridicoli, ridicoli, ho dato io l'allarme, io personalmente, nessuno preposto diciamo a fare questo tipo di lavoro è stato in grado di dare l'allarme nel momento opportuno, nessuno è intervenuto, ho dato l'allarme, ho scritto dei post sperando che qualcuno poteva magari intervenire, con un caschetto, con una luce, perché io sinceramente ci ho provato, ne porto i segni, ho dei punti, mi devo andare a medicare,
Porto la mascherina perché ho fatto un intervento pochi giorni fa, non posso respirare la polvere. Qua non si è visto nessuno. Oggi? Ok, non c'è nessuno. A distanza di 2-3 giorni non si vede più nessuno che viene a dare una mano. Sono tutti privati, chiamati da noi. Dopo è inutile che parlate di stanziare i soldi. Stanziare i soldi non serve a nulla. Io ho perso mio nonno. Chi me lo ridà? Ho perso 3 macchine. Dare il valore della macchina, il valore attuale, quello che ti dà 4 ruote, non è il valore effettivo. Il valore affettivo c'ha un altro tipo di valore. Quindi non parlate di stanziare soldi o quant'altro. Dovete semplicemente intervenire subito, non voi, perché già siete stati incompetenti. Voi dovete dare le dimissioni. Servono altre persone. Vergognatevi. E se sento in televisione o qualsiasi radio o qualsiasi parte che si parla di imprevedibilità, mettetevi una mano alla coscienza e levatevi subito dal cazzo. Non è stato dato l'allarme, sottolineo a chi deve fare tutte le varie indagini che si devono rendere conto che non è stata data l'allarme, sono persone incompetenti, ne devono pagare sia dal punto di vista penale, devono stare in carcere a vita e buttare via le chiavi, sia dal punto di vista economico, devono dare loro di tasca loro i soldi, perché non devono dopo risarcire con i soldi dello Stato, perché poi ripago io un'altra volta dopo che pago le tasse. Loro devono risarcire con i soldi di loro. Poco più avanti, scantinati, abitazioni e garage vengono man mano liberati da mobili, biciclette e oggetti ormai inutilizzabili per essere poi caricati e buttati dagli scavatori in azione. In altri punti invece ringhiere e anche, come potete vedere qui, le porte dei garage sono state letteralmente divelte dalla potenza dell'acqua. Il fiume è uscito proprio qua vicino, è stato il punto peggiore, cioè l'acqua arrivava all'altezza della ringhiera del cancello, nessuno se l'aspettava anche perché fuori non pioveva, la mia compagna mi ha ripetuto di continuo questa cosa, che lei assolutamente non si aspettava niente, fuori non pioveva, lei ha solo sentito, non c'è stato nessun allarme, non c'è stato assolutamente niente, erano tutti tranquilli, ha sentito solo un rumore di sottofondo. In 2 secondi, un rumore grandissimo di sottofondo, dopo 2 secondi si è trovata già l'acqua al ginocchio e l'unica cosa che ha fatto è preso mio figlio con la maglietta e le mutandine che ha appena fatto la doccia e corsa di sopra con lo zainetto e 2 cose in croce. Dopo nemmeno un minuto già l'acqua al vicino che si era svegliato nel sonno gli arrivava al collo, proprio giusto giusto. Dopodiché dentro casa ha fatto tabula rasa, si sentivano solo urla di persone in giro che qualcuno era fuori. Come si è saputo, ha perso la vita, qualcuno si è salvato per miracolo, e altre persone che urlavano dietro e mobili che cadevano di continuo oltre al fruscio e il rumore dell'acqua, perché dentro casa qualsiasi tipo di mobile era riuscito a rovesciarlo da noi. Cioè da noi ha fatto tabula rasa, a piano terra non c'è più niente. Siamo riusciti a salvare qualche paio di scarpe che si è incastrato in alto e qualche paio di pantaloni. Il resto non c'è più niente da salvare. In un altro punto, come vedete da queste immagini, la forza del MISA ha creato una voragine nel centro del ponte che collega Ostra in località Pongelli sulla strada provinciale 17. Numerosi i volontari che in questi giorni difficili si sono divisi nei comuni più colpiti, tra questi dei giovani ragazzi provenienti da Corinaldo. Siamo stati coordinati dalla Protezione Civile di Corinaldo. Quale attività avete svolto in questi giorni? Abbiamo tirato fuori tutti gli elettrodomestici, i mobili, in modo da liberare per far fronte poi ai vigili del fuoco che con le pompe tiravano fuori l'acqua. Ora c'è tanto fango e ci vorrà tanto tempo, insomma. Ci sono molti ragazzi, quanti siete? Dalla parte di Corinaldo eravamo un centinaio, ma non solo Corinaldo, anche tutti gli altri paesi intorno hanno risposto bene alla richiesta, quindi oggi siamo un po' di meno, comunque le attività penso che andranno avanti per un mese circa, con la polizia e tutto.